saluto onora gli ospiti della caserma Mario Musso, il gruppo del primo artiglieria Aosta. Assiste alla cerimonia il sottosegretario Bubbio. Il labaro cittadino mescola la sua storia a quella del primo Aosta, ricordata ora dal sindaco, consacrata da numerose ricompense al valore a cui adesso presente anche l'onorevole Savio, altre se ne aggiungono. A nome di Saluzzo le signore offrono le trombe e le drappelle, barbagli d'oro che rispondono all'oro delle medaglie di cui il reggimento è pregiato. Ore 18:45 di martedì 1 settembre, sotto la torre dei Balivi d'Aosta, la folla e i fotografi attendono in silenzio da 24 ore. Un mazzo di fiori anticipa a Iolanda Bergamo il profumo della libertà. Ed ecco finalmente libera la mite creatura che una indagine affrettata e ingiusta aveva bollato con il più atroce dei mali. Iolanda, commossa e stupita, sembra non abbia neppure la forza di sorridere a tutti questi amici sconosciuti che hanno sempre creduto nella sua innocenza. La macchina che è giunta da Roma per lei sulla via del ritorno fende a fatica la folla. Ora Iolanda potrà riabbracciare il figlio. Le ruote supplementari trasformano questo autobus in un anfibio terrestre. Corre adesso sulla strada ferrata e i passaggi a livello stavolta si chiudono per lui, a scorno degli altri veicoli fermi a strombettare invano. In compenso anche un capostazione può intimargli l'alto. Lui non si perde d'animo. Si fa sgusciar via il carrello di tra i pneumatici e riprende il suo cammino sull'asfalto o sulla ghiaia o sui sassi, pronto anche a modesti ostacoli da cross country, a ruote per tutte le strade. Traduciamo in un simpatico volto un nome che abbiamo letto su tutti gli schermi. Questo è Jack Warner. Accolto dal direttore, visita la sede romana della Warner Bros., dove ha convocato i giornalisti per annunciare nuove tappe del cinema. Lo schermo triplicato, i più vivi effetti del colore e delle tre dimensioni, grazie anche a più perfezionate apparecchiature ottiche e foniche. Ascoltando Mr. Warner si precisa la sensazione che il cinema sia ad una svolta come quando nacque il parlato.